Ciao a tutti, bentornati. Mi fate spesso domande sul riso e soprattutto riguardanti all'arsenico. Bene, sì, nel riso è contenuto questo semimetallo molto pericoloso, ma vediamo di chiarire le cose affinché il riso non venga demonizzato. Mi chiedete anche spesso quale tipo di riso lo contiene, quale non lo contiene. Chiariamo una cosa, questo semimetallo molto tossico per gli organismi è contenuto in natura nell'acqua che viene assorbita dai cereali, in particolare il riso ha la capacità di assorbirne tanto, un po' meno il riso basmati. Quindi non è un pesticida, non è un veleno che viene aggiunto per la coltivazione, ma è naturalmente presente nell'acqua. Quindi questo cereale ha la capacità di assorbirne una grande quantità, quindi dobbiamo molto stare attenti come contestualizziamo il riso nella nostra alimentazione affinché non subiamo dei danni a livello del fegato. Molto bene, fin qua tutto chiaro. Adesso vi dico le regole che applico io per mangiare il riso, che comunque è un'ottima fonte di carboidrati senza glutine, senza però danneggiare il mio stomaco, il mio fegato, tutti i miei organi con questo veleno. E allora, intanto vi dico una cosa, io ho testato il riso, quindi l'ho testato proprio ai limiti della mia tolleranza gastrointestinale per vedere cosa succede. Quindi ho mangiato per circa una ventina di giorni il riso tutti i giorni in quantità importanti, porzioni da 100, 150, 200 grammi al giorno, e ho potuto constatare con i miei occhi il livello di intossicazione. Quindi avevo dolori, avevo infiammazioni, avevo soprattutto infiammazioni al bulbo oculare, quindi mi faceva male soprattutto nel lato sinistro. E mi si creavano infiammazioni a livello dell'arcata dentaria, considerando che comunque avevo appena fatto un controllo dentistico, quindi non avevo carie, non avevo ascessi, non avevo niente. E poi avevo notato anche un edema a livello degli arti inferiori e tanti altri sintomi che, ripeto, possono essere molto soggettivi, quindi non li sto a indicare tutti. Ovviamente poi, per verificare che questa fosse una prova valida, ho smesso di mangiare il riso e tutti questi disturbi sono scomparsi, quindi ovviamente con questo mio metodo deduttivo ho potuto attribuire quella sintomatologia all'assunzione del riso. Ovviamente per fare questi test dobbiamo assumere riso in grandi quantità, voi non fate assolutamente questo test, ci penso io a farlo per voi, mi sacrifico, non è consigliabile. Quindi poi mi sono resa conto che la mia tolleranza nei confronti del riso era massimo una volta ogni 10 giorni, considerando anche queste accortezze che adesso vi dico, cioè che cosa fare per trattare il riso, per fargli scaricare il più possibile, almeno la maggior parte, una grande quantità di arsenico, un po' ne rimane lo stesso. E in questo ho imparato dagli orientali, perché loro lo fanno questo trattamento, soprattutto i giapponesi. Comunque sappiate che gli orientali non mangiano così tanto riso come noi pensiamo, lo usano per accompagnare come il pane, ma non è detto che lo consumino in grandi quantità o che si cibino solo di riso, perché sicuramente adesso ci sarà nei commenti l'obiezione di quello che diceva: i cinesi come fanno? Per questo motivo, e poi perché comunque loro lo trattano, ma non solo per questo motivo, ma perché anche il loro apparato digerente ha migliaia di anni di evoluzione sul riso. E quindi ovviamente hanno un tipo di impatto diverso nel loro organismo, come ogni razza. Adesso è brutto parlare di razze, non sono razzista, però le razze esistono e non siamo tutti uguali, ognuno ha la sua specifica, dipende da dove è nato, dalla temperatura, eccetera eccetera, e si è ovviamente evoluto in base all'ambiente e all'alimentazione, alle temperature, eccetera eccetera. Torniamo al riso. Allora, importante è che il riso venga lavato, quindi gli facciamo scaricare, poi vi spiego anche il discorso del riso biologico, perché me lo chiedete spesso nei commenti. Dicevo, lavandolo si scarica molto amido, dove è proprio contenuto l'arsenico.
Ricordiamoci una cosa, possiamo parlare di riso integrale o di riso brillato. E per quanto riguarda il riso integrale, io sinceramente ne sconsiglio l'uso perché è molto difficile lavarlo, contiene una grandissima quantità di arsenico, ovviamente perché ha la parte esteriore, di fatto farebbe anche meglio perché contiene più fibre. Però paradossalmente no, per questo motivo qua, quindi io utilizzo sempre il riso brillato, ovviamente contestualizzato in un'alimentazione igienista dove c'è molto crudo eccetera eccetera, quindi facendo in modo che questi amidi non ci danneggino e non vadano a creare poi del muco che poi intaserebbe i nostri organi. Quindi ogni cibo ha delle sue regole, voi sapete, io nelle mie consulenze, nei miei corsi insegno, do informazioni sul cibo di modo che poi una persona, conoscendo il cibo, si regola come assumerlo, come associarlo, quante volte assumerlo, e la persona impara in modo autonomo. Io do solamente delle informazioni perché i cibi non sono conosciuti, non vengono date dai medici informazioni e le persone non cercano informazioni, ma ultimamente comunque l'atteggiamento è abbastanza cambiato, io me ne accorgo comunque dal mio canale, che comunque non ha tutti questo gran riscontro, ovviamente perché siamo una nicchia piccolissima, però cresce e comunque le persone vengono sensibilizzate. Quindi laviamolo il più possibile, anche 2 o 3 volte. Io personalmente, sapete cosa faccio? Lo metto a bagno di modo da riattivare i chicchi, lo metto a bagno anche tutta la notte, e questo fa sì che, oltre a scaricare l'arsenico e una parte di amido, poi riduco anche i tempi di cottura lì di mezzo, e questo ovviamente fa sì che la cottura sia conservativa e quindi vengono diciamo mantenuti, preservati più i sali minerali, che sono molto importanti, e poi c'è anche il risparmio per quanto riguarda il discorso energetico, quindi metà tempo, oltre al fatto che comunque la preparazione del pasto è più spedita. Quindi mettetelo a bagno oppure lavatelo, risciacquatelo più volte, poi invece di fare il risotto ad assorbimento, allora se l'avete tenuto a bagno potete fare un risotto ad assorbimento tipo alla veneta oppure con le ricette mantovane. Però ecco, per far scaricare una maggior quantità di arsenico lo fate bollire, quindi fate il classico riso pescato e quindi poi l'acqua viene gettata via. Queste sono regole da assumere sempre, almeno che voi non mangiate un risotto una volta all'anno. Ok, vabbè, lì ci sta. Ma se lo volete consumare regolarmente 1 o 2 volte a settimana, mettete in pratica queste cose. Tante persone mi dicono: ah, ma io assumo il riso biologico, non è un pesticida, non è un erbicida, non è un anticrittogramico, non è qualcosa di chimico che viene aggiunto alle coltivazioni, ma è presente naturalmente nell'acqua. Quindi il riso biologico ne contiene la stessa identica quantità, non fa nessuna differenza. La trovo un po' una burla quella del riso biologico, perché nelle coltivazioni di riso almeno in Italia non vengono usati questi grandi pesticidi, cioè diciamo che è un cereale che riesce a crescere bene senza tanti interventi, da quello che mi risulta. Però vabbè, se volete quello biologico perché vi piace di più, va benissimo, però sappiate che a livello dell'arsenico non c'è nessunissima differenza. Questo discorso vale anche per tutti gli altri cereali, anche se in minore quantità, ripeto, il riso basmati ne contiene molto meno. Questo trattamento, questo discorso si può fare benissimo anche con gli altri cereali, che comunque poi contengono anche degli antinutrienti, quindi andiamo a purificarli, quindi vale per la quinoa, per il farro, per l'orzo, eccetera. Fate questo trattamento, lavate, oppure molto più semplice, come faccio io, mettete a bagno tutta la notte e quindi prevedete quello che farete il giorno dopo. Poi se il giorno dopo non avete voglia potete tenerlo ancora a bagno, attenzione perché comunque può germogliare, il che non è una cattiva cosa, perché il riso germogliato ha in sé tutto il potenziale della pianta e quindi diventa un superfood. Ma parleremo in un altro video dei cereali germogliati, anche se ho già fatto un altro video sui germogli in genere, vi metto il link qua sopra, secondo me è molto interessante perché i germogli sono diciamo il cibo più completo del mondo, cioè uno potrebbe vivere solo con quelli.
Quindi in tempo di carestia si fa scorta di semi, vero? E allora, questo è diciamo un po' il quadro completo. Ecco, ripeto, ovviamente se lo mangiate raramente si può chiudere un occhio, però il riso è molto molto utilizzato, soprattutto dato anche ai bambini. Quindi è molto importante fare questi trattamenti, perché poi un po' di arsenico lì, poi di là c'è il glifosato, poi i pesticidi, poi su quell'altra cosa ci sono, e tutto questo sommarsi diventa un grande carico per il nostro sistema linfatico, che deve eliminare tutta questa roba qua, con conseguenze drastiche che poi vediamo solo in seguito e non riusciamo a stabilirne la correlazione. Quindi sono piccole attenzioni che vanno fatte un po' su tutti i cibi. Si tratta di farsi un po' una cultura di queste cose, che è utile per se stessi ma anche per la propria famiglia. Quindi anche voi poi diventate dei divulgatori di queste cose qua. Adesso mi verrà chiesto lo studio scientifico, fatevi una ricerca su Google e vedrete che il discorso dell'arsenico sul riso è una cosa che è stata soggettata a parecchi studi, insomma non è che me la sono inventata io. Quindi cerchiamo di introdurre i cibi facendo in modo di trarne il vantaggio e eliminare gli svantaggi il più possibile attraverso questi accorgimenti. Ti ricordo che se ti è piaciuto questo video puoi aiutarne la diffusione lasciandomi un like e puoi sostenere il mio canale attraverso un abbonamento o attraverso una donazione PayPal. Trovi informazioni nell'info box. Io ti saluto, ti ringrazio e ci vediamo presto in un altro video. Ciao!